Oggi torniamo a parlare di schede video. E vi porto una recensione di una scheda che, diciamo, ragazzi, inizia a essere quasi reperibile, ma la vedo dura nei prossimi mesi, anzi nel prossimo mese, per alcune notizie. Ma a parte questo, oggi vi recensiamo una 3060 Ti in versione Gigabyte Gaming OC. Ovviamente la andiamo ad analizzare e vedere un po' com'è in prestazioni dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come introduzione, andiamo a vedere una recensione di una scheda video. Scheda video, nel particolare una 3060 Ti, presa di tasca mia, niente collaborazioni in questo caso. Siamo riusciti ad acquistarla tramite il bot di Telegram, quindi ragazzi mi raccomando datevi un'occhiata perché ogni tanto qualche perla esce. Prima di parlare direttamente di questa scheda, un po' di sponsorizzazione a me stesso solita, ci sta ragazzi, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al nostro gruppo chat su Telegram, trovate anche qui in descrizione per quattro chiacchiere, insomma per qualche consiglio, ma soprattutto iscrivetevi al canale Telegram delle offerte, sia per questa perla, ma anche per perle in generale, ragazzi, perché comunque ci sono anche altre offerte, altri alert di schede video, insomma, quindi iscrivetevi, fate contenti noi, ma fate contenti anche voi. Tornando al discorso cardine di questo video, ovvero la recensione di questa piccola schedina. 3060 Ti, ragazzi, la conosciamo ormai, cioè è uscita da 6-7 mesi, quindi più o meno sappiamo vita, morte e miracoli per caratteristiche, eccetera, però piccola rinfrescata solita. Allora, è una scheda con 4864 CUDA Core, 8 GB di RAM GDDR6 a 256 bit, e ciò non significa che questa scheda va di meno della 3060 liscia che ne ha 12, ragazzi. La RAM non è indice di prestazione, cioè aumenta un po' le prestazioni in alcuni casi, ma in alcuni ambiti, cioè di per sé la scheda va de meno, la 3060 va non de meno, de più, raga. Questa va come una 2080 Super, per darci un'idea, quella va come una 2070, 2060 Super. Oltre a queste caratteristiche, appunto, CUDA Core, e per quanto riguarda anche la RAM, ha un TDP di 200 W, quindi un consumo abbastanza basso. E infatti all'inizio, soprattutto le versioni non LHR, questa è LHR, sono andate via ruba per il mining. Per quanto riguarda la GPU, ha un clock di 1660 MHz, per quanto riguarda la versione Found, in questa versione ne abbiamo 1740, perché ovviamente è una versione overclock, che ricordiamo overclock anche qui non significa che la scheda si può overclockare e le altre no, semplicemente ve la danno con un boost clock già maggiore di per sé rispetto a quello stock, infatti da 1660 si passa a 1740. Le memorie hanno invece un clock di 1750 MHz e rimangono come quelle della Found. Questa scheda, ragazzi, si posiziona, come abbiamo detto, praticamente va a competere con le prestazioni della 2080 Super, quindi della generazione precedente, e per quanto riguarda invece le AMD di questa generazione, quindi le 6000, va a confrontarsi direttamente con la 6700 XT. Sì, la 6700 XT dovrebbe essere la rivale della 3070, ma comunque va un filo meno, e visto che questa va un filo meno della 3070, è la diretta rivale. Se noi apriamo infatti il sito Tech Power Up e andiamo a vedere i grafici in cui Tech Power Up su questo è molto, molto utile, infatti c'ha dei grafici con le percentuali in confronto, e questa, se prendiamo questa scheda come il 100%, la 6700 XT la dà come il 102%, quindi 2% in più. Siamo lì. E sono schede molto simili, anche noi vi portiamo infatti un confronto con la 6700 che abbiamo testato, l'ASRock, quella che avete visto in un video precedente che vi lascio qui nelle schede, e ragazzi, praticamente sono schede pressoché simili, e addirittura questa scala meglio un 4K non ha molto senso, non è una scheda prettamente per il 4K, però magari buttiamo lì questa informazione. E per quanto riguarda il Quad HD, ragazzi, va un filo meglio la 6700, in Full HD molto simili, e anche lì la 6700 va un po' di più, ma parliamo di davvero poco. Molto dipende anche dai titoli, ragazzi, sui titoli che abbiamo testato noi è un metà e metà, magari su quelli testati da Power Up, che sono alcuni anche quelli nostri, e magari ci sono meno differenze, ecco il perché di quel grafico. Ma parlando di questa custom, perché ok, la 3060 la conosciamo, questa custom un po' meno. È una custom interessante perché alla fine abbiamo un bel backplate sul posteriore, un dissipatore un po' plasticoso, un po' solido di Gigabyte, diciamo, questo Gigabyte è conosciuta. Anche la mia Vision è un po' plasticoso, ma c'è poco da fa. E abbiamo un sistema WindForce 3x, quindi con due ventole che girano in un senso e una in un altro, tale di aumentare la pressione statica all'interno del blocco dissipante e appunto rimuovere un po' di turbolenze e migliorare un po' l'efficienza del dissipatore in sé. Come dissipazione, ragazzi, alla fin fine è una 3060 Ti, sono 200 watt e alla fin fine non è che consuma così tanto. Con questo dissipatore, ragazzi, non siamo mai andati sopra i 66-67 gradi, soprattutto per esempio in TameSpy, in test discreti fa 64-65, in gaming prolungato perché l'ho utilizzato per un paio di settimane
Stiamo sui 66-67, un'ottima dissipazione da quel punto di vista, è una 2 slot. Inoltre c'è anche da dire che è molto non è così tanto lunga, e poi diciamo che il PCB è la metà, cioè il PCB arriva qui. Considerate qua è il PCB e poi è tutto dissipatore. Ma siamo sui 30 cm, 29, ma è molto compatta la scheda, davvero davvero carina. Dal punto di vista estetico, grande custom. Quanto riguarda appunto le performance, ottime temperature, e per il boost clock infine ci dà quel 2-3% in più rispetto alla Found. Ma detto questo, ragazzi, parliamo un po' di performance, perché ovviamente è quello che vogliamo vedere in questo video. E per quanto riguarda le performance, ragazzi, vi faccio riassuntino veloce. Allora, Quad HD, ragazzi, stiamo spesso vicino ai 100 fps. Magari ci sono titoli come, che ne so, Cyberpunk, Valhalla, che sono ottimizzati male su Nvidia, per esempio Valhalla è ottimizzato male, Cyberpunk è ottimizzato bene, ma è un mattone, che stanno sui 60 fps comunque, quindi ci permette di giocare in 2K a dettagli massimi, perché ricordiamo che tutti i test che vi portiamo sono a dettagli massimi, vi li portiamo sul mio PC con 5800X, quindi una build abbastanza di tutto rispetto. Se confrontiamo il 2K con la 6007, ragazzi, vediamo 2K. Ragazzi, quando dico 2K parlo del Quad HD, ma non ci fate caso, sono matto e è sbagliato di 2K, ma a parte questo. Allora, su questi test, ragazzi, molto togliamo Valhalla, che è a vantaggio di AMD per ovvi motivi, si passano quasi 20 fps. Gli altri titoli come Tomb Raider, Cyberpunk, Control, Call of Duty per esempio no, e sono a favore di Nvidia, della 3060 Ti. Poi ci sono altri titoli in Quad HD come Valhalla ovviamente, ma anche per esempio Formula 1 2020, i Call of Duty, che sono ottimizzati a mio avviso meglio su schede video AMD, e Horizon Zero Dawn va di più alla Radeon, insomma, la 6700 XT. In 1080p, ragazzi, va quasi sempre un filo meglio la 6700 XT. Ci sono titoli che comunque va comunque a bestia, tipo, che ne so, tipo Formula 1 2020 fa 220 fps, fa 120 su Control, 150 su Tomb Raider, 140 su Warzone, quindi per esempio su Warzone va da Dio, ricordiamo, dettagli tutto a cannone, eh? 149 su Cold War, insomma, una gran scheda per il Full HD, non serve per maxarlo, serve per giocare maxato a 144 fps. Per il Quad HD invece, ragazzi, è un'ottima scheda, secondo me è comunque un buon partito, alla fin fine siamo una piccola fascia sotto alla 2080 Ti e 3070, alla fin fine, siamo lì. Per quanto riguarda il 4K, appunto, qualche test l'abbiamo fatto, ragazzi, e devo dire che in 4K va meglio, scala meglio rispetto alla 6700 XT, e su qualche gioco diciamo che ci avviciniamo anche ai 60 fps, e tipo, vabbè, Tomb Raider comunque sono giochi un po' datati, ci permette di giocare a 60 fps tranquillamente, Formula 1 2020 anche, e Control stiamo sui 40, 55 su Black Ops, 70 su Warzone, quindi alla fin fine ci si gioca bene anche in 4K. Dettagli maxati stiamo parlando sempre. Parlando invece di ray tracing, quindi in game, e parliamo di tre titoli che di solito testiamo, ovvero Tomb Raider, Control e il buon Call of Duty Cold War, che è bello pesantino a livello di ray tracing. E che dirvi, su questi tre titoli stiamo sempre in 2K, Quad HD, chiamiamolo in maniera corretta, siamo sui 70 su Tomb Raider, con ray tracing appunto attivo, e ricordiamo, senza DLSS, cioè solo ray tracing attivo, e stiamo sui 45 con Control, 47 nello specifico, e 39 su Call of Duty, senza DLSS attivo. Per quanto riguarda questi risultati di ray tracing, se li confrontiamo con quelli della 6007, beh, la 6007, ragazzi, va molto di meno. La cosa che mi ha colpito è che Call of Duty Cold War, ragazzi, fa 3 fps in più con il ray tracing attivo la 6007. A sostenere di nuovo che comunque i Call of Duty sono ben ottimizzati, secondo me, con le Radeon, e un po' meno sulle Nvidia. Però di per sé su Control e Shadow of the Tomb Raider ci passiamo più di 10 fps di differenza, che su 40, 50, 60 fps, ragazzi, vuol dire andare un 15% in più, che non è poco. Per quanto riguarda invece test sintetici, ragazzi, soliti 3D Mark, quindi TimeSpy, Firestrike e Port Royale. Per quanto riguarda il primo, TimeSpy, ragazzi, facciamo 11.700 punti con 11.750 della sola GPU, che sono più o meno in linea con quelli della 6007. La 6007 ne fa 12.200 e 12.000 e qualcosa per quanto riguarda la sola GPU. Però diciamo che siamo in linea. Poi se prendiamo questi risultati che vi ho detto, sono della versione Astro che abbiamo testato, se prendete la reference, e sono ancora meno, ma anche questa non è una reference, quindi tanto vale confrontarla con un'altra custom. Per quanto riguarda Firestrike invece, ragazzi, fa circa 27.000 punti, 29.000 se teniamo in considerazione la sola GPU,
contro i 30.000 della 6007 e 37.000 se consideriamo soltanto il punteggio della GPU. Quindi va bestia sulle le Radeon su Firestrike. Abbiamo sempre avuto questo distacco, cioè in DX11 le Radeon sono sempre andate meglio rispetto alle Nvidia e continua ad essere così. Port Royale, ragazzi, ray tracing, quindi test su ray tracing contro il DMARC. 7100 punti questa, 6000 la Radeon, e c'è da dire, ragazzi, che ci si aspettava questi risultati. Però alla fine è un 10-15% in più che si rispecchia con quello che succede nei giochi. Infatti Control e Shadow of the Tomb Raider all'incirca fanno un 10%, un 15% in più. Se la battaglia alla fine la Radeon 6007 con questo ray tracing non è proprio male, ma nemmeno bene. Per quanto riguarda l'overclock, ragazzi, mi è capitato un chip discreto, devo dire, perché riesco a tirare un più 120 sul core clock. Le memorie, ragazzi, evitate di tirarle tanto, perché sono la parte più delicata di una scheda video. Se tirate tanti in overclock e le tenete daily, insomma, c'è il rischio che vi rimane in mano la scheda, quindi evitate. Magari sul core clock la scheda tiene, sulle memorie mai usare troppo. Più 120 sul core, più 250 sulle memorie. I punteggi, per esempio, in T-Spy sono veramente diventati quelli della 6007. Anche se il consumo passa dai 200 watt 190 a circa 230. Temperature, ragazzi, rimangono lì. TimeSpy, ragazzi, e Firestrike e gli altri test 3DMark, le temperature di questa scheda è stata sui 65 fissi. Continua a starci 65 anche dopo l'overclock. Overclock leggero, blando, niente di che, però insomma ci dà quel poco in più per raggiungere una 6007, anche se poi nei bench, nei giochi, se andiamo a fare i test, alla fine su Valhalla guadagniamo un FPS in Quad HD, ne guadagniamo una decina su Formula 1 in Quad HD, ma sono anche tanti FPS, quindi 10 FPS su 200 alla fine guadagniamo comunque quel 2% in più. E Tomb Raider è uguale, si passa dai 114 ai 117, ragazzi, quindi in overclock non ha senso. Se però dovete fare qualcosa sulle RTX 3000, vi lascio un video qui nelle schede, ma già ne parlo spesso, è il Undervolt. Quello ha senso, l'overclock no. Ok, ragazzi, abbiamo parlato un sacco e una recensione non può essere proprio corta, quindi mi sembra il caso, appunto, una chiacchierata ci stava, anche perché paragonarla con la 6007 è una cosa d'obbligo. Che devo dirvi, ragazzi, fra questa e una 6007 quale acquisterei? Beh, dipende molto da quello che vi interessa. Sicuramente il ray tracing, ma anche per giochi come Call of Duty, che per esempio io sono appassionato di Call of Duty, e va di più la Radeon, poco da fa, è un dato di fatto, e anche non di poco, diciamo così. Se però vi interessa un ray tracing fatto bene, un DLSS applicato a giochi interessanti, perché comunque anche la Radeon ha l'FSR, ma al momento è applicato su Godfall, e come titolo tra virgolette interessante, a tutti gli altri meglio non citarli, diciamo che conviene prendere questa RTX 3060 Ti, anche perché questi giorni, come detto, sul bot delle offerte esce spesso e a prezzi interessanti. Diciamo che oscilla tra i 650 e i 700 euro, anche di più, insomma, se magari non volete aspettare fino a 750, magari riuscite a trovarla anche da venditori terzi, 750-800 euro, che comunque il prezzo della 2080 Super non è il prezzo di listino, è un prezzo di merda, se vogliamo considerare così. Però secondo me ci può stare per il periodo, anche perché comunque i prezzi, ragazzi, nei prossimi giorni andranno a salire. Mettetevelo in testa, ne abbiamo già parlato in un altro video. Insomma, cercate di riuscire a prenderle nel momento in cui stanno a prezzi discreti, perché sennò poi sciaone. Ma detto questo, ragazzi, insomma, l'acquisterei, sì, l'ho detto. Fra la 6007 la prenderei per alcuni titoli, per altri prenderei questa. Dipende molto situazionale dalla persona, cosa gioca e soprattutto quali sono i titoli che vi interessano. Detto questo, ragazzi, il video è concluso, quindi vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like, commentino e iscrivervi al nostro canale Telegram di offerte, anche quello, diciamo, che è più un canale, è un gruppo, è un gruppo chat di Telegram. E niente, ragazzi, ci si vede al prossimo video, quindi un saluto da Davide, dal piccolo Baby Yoda con la testa flottante, e ci si vede al prossimo video. Ciao!